Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, siamo tornati finalmente su Clash of Clans. Siamo carichissimi, siamo tornati nel mio account e siamo qui oggi, come promesso, per farmare. Andiamo subito nella bacheca eventi. Cliccando proprio qua, ragazzi, evento della strega. Per fortuna, per ora, nessun tipo di fail, perché dobbiamo fare ancora tutti e tre i progressi, utilizzando 4 unità di strega ad attacco e ovviamente vincendo battaglie multigiocatore. Altrimenti il progresso non ce lo dà ed è una cosa che voglio assolutamente evitare. Contemporaneamente a queste evento c'è anche quello del bonus stella per 4 e considerando che ne abbiamo uno completo da fare, dobbiamo assolutamente fare un fottio di stelle. Spero di fare tantissime stelle. Sto prendendo un po' di risorse dalle miniere e dagli estrattori. Diamo uno sguardo veloce al villaggio e già ho notato quasi il termine di una torre degli arcieri livello 12. Però ragazzi, sì, inizio il video facendo fail perché non ho controllato l'esito del sondaggio precedente, infatti vado a controllare l'ultimo video. Ragazzuoli, torre degli arcieri al 75%, molto molto bene, quindi faremo esattamente la penultima torre degli arcieri a livello 12. Ho già preparato 2 esercitozzi, il primo ragazzuoli con ben 10 streghe. Oggi ragazzi danzeranno le streghe di Capriponte. Che brutta battuta squallida. Una bella go wiwi inizia, no questa è il secondo, esercito una go wiwi, mentre il primo esercito una gigante con la strega. Me lo stavo dimenticando, il gigante con la strega, avete pure votato il sondaggio. Controllo pure questo, perché sì, lo do per scontato. Poi magari vado a vedere un 90% no, invece ragazzi un 95% sì. Tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda, il primo attacco sarà un gigante con la strega. Se riusciamo a trovare un buon inattivo probabilmente lo ripeterò pure per il terzo attacco. Però dovete spolliciare come sempre ragazzi, vi chiedo un pollice in su per questo episodio speciale gigante con la strega. Vi sfido 7000 like per un prossimo episodio, ma voi di Clash of Clans siete fantastici, ci arriverete sicuramente. Detto questo siamo pronti a partire, castello pieno, truppe pronte, eroi disponibili, si va a trovare il primo inattivo. Rigo non ci credo ragazzi, 300.000 al primo colpo. Al primo skip, ma ragazzi sono swag, voglio un 400.000, lo skippo in dub. E il secondo no, mi sento male, io ragazzi mi sento male, il secondo un 470.000. Ma che cos'è stasera? Vi faccio vedere, sono le 2:30. È logico, chi farma a quest'ora? Solo un pazzo come me. E parto subito con i giganti e con le streghette, però occhio perché questo è un TH10, potrei failare magari le stelle. Grax, non fare fail, sto mandando tutti i maghetti, vado con gli spaccamuro e voglio spaccare da questa parte in basso dove c'è tutto l'oro. L'elisir sta dalla parte sopra ma non ci interessa, dobbiamo fare stelle. Quindi king e regina, andiamo con gli ultimi giganti. 4 streghe le abbiamo mandate sicure, ma le mandiamo tutte perché tanto il secondo attacco già è tutto pronto. Un sacco di goblin, supportiamo con pozioni, una bella cura qua per supportare magari i giganti e il king. Stiamo entrando, il castello me lo tengo, non c'è bisogno. Mio dio, il king stava per andare giù. Abilità attivata, la regina in alto sta facendo il devasto sotto gli effetti della pozione della furia ed entrano tutti all'interno del villaggio. Molto molto bene, sono soddisfattissimo. La regina snipa da dietro, prendici il municipio, prendiamo i carboncini perché è tutto scarico. Ci sono anche 22 goblin da utilizzare, dove li possiamo mettere? Magari da quest'altra parte. Sì, tutti rapiderrimi sugli estrattori, facciamo percentuale. Il municipio sta andando giù, dobbiamo utilizzare l'ultimo goblin, potevo mandarlo su. È il momento, non ancora, di attivare l'abilità perché la regina non è focussata, c'è solamente il mortaio che lancia meteoriti incredibili. Distruggiamo la torre infernale distrutta proprio ora, giù il mortaio, giù la Tesla, siamo al 74%. In teoria il bonus è al 100%, le 3 stelle ragazze sono dure e attivo l'abilità e me ne vado tranquillamente. Via, salutoni, no ragazzi ho lasciato 27.000. Ma che ci importa, tanto erano all'interno dei depositi, meglio salvare la regina. 440.000 di bottino più il bonus al 100%. 55.000. Attacco dirompente, più o meno un 500.000 di oro. Il secondo esercito è pronto, direi di andare su. No, prima devo mettere sotto il terzo, fermi tutti. Va bene ragazzi, vi accontento, vi ripropongo un altro gigante con la strega. Ne metto 8 di spaccamuro, una decina di streghette. Qualche goblin tattico per le risorse esterne ci sta sempre. Controlliamo il progresso, 1 di 3. Si vola ragazzi, andiamo a cercare il terzo inattivo. Per fortuna non al primo skip. Grax Bug in teoria sarebbe il secondo inattivo, però non fateci caso perché a quest'ora ragazzi mi apre un 440.000. E dobbiamo farlo, dobbiamo farlo assolutamente. Mettiamoci un po' di rischio fail. Sono partito ragazzi 2 golem e sicuramente ho fatto una grandissima stupidaggine. Attaccare questo villaggio? Spero di no. Tutte quante le streghe messe, si vola già con le pozioni della cura, subito con le pozioni della furia. E i miei spaccamuro non hanno spaccato. Vado anche con i giganti. Dobbiamo creare il delirio. I goblin li utilizziamo tattici per le miniere. Per questo che i goblin sono fondamentali. Occhio, non sto tenendo sott'occhio la parte
parte in alto, un'altra bella furia. Dobbiamo entrare al centro e prendere almeno il municipio, fare almeno le 2 stelle. Quante streghe, ragazzi, ma quanto sono carine. Prendiamo subito il municipio. Non abbiamo risparmiato niente, nemmeno una truppetta. E infatti questa cosa non mi piace. Il municipio è andato giù. Abbiamo 10 goblin con cui dobbiamo prendere le risorse, ma sarà davvero impossibile. Veramente, ragazzi, un attacco mediocre. Ora come faccio? Qua sotto c'è pure la torre bombardiera, ma di male in peggio. Addirittura 150.000, non posso lasciarli così. Qua sopra ci sono addirittura 2 golem e i giganti. Il golem viene fatto fuori, ne rimane un altro. No, in realtà un golem e alcuni giganti. Però le streghette ci fanno fuori la torre degli arcieri. Magari se i golem girano verso il basso e le streghette fanno il giro largo, possiamo provare a fare una bella parte esterna. Ma stanno ferme sul muro, vogliono entrare. Comunque, le 2 stelle fatte, come possiamo utilizzare questi goblin? Aiutatemi voi, non so assolutamente cosa fare. Secondo me possiamo fare una cosa di questo genere. Terremoto tattica che mi indebolisce un po' le miniere. Ci siamo presi un 40.000. Non si butta via niente. Gli ultimi goblin per prendere quella miniera. E purtroppo lascio 87.000. Sono stato un pollo clamoroso. I giganti del castello, invece di mandarli alla morte, verso la morte al centro, li avrei dovuti tenere ed essere un po' più tattico, magari mettendoli davanti ai goblin. Però dettagli, a queste cose Grax a quest'ora non ci pensa. Comunque un 350.000, bonus al 93%, 50.000 ci sta, 400.000. Molto molto bene, abbiamo già le risorse per fare la torre degli arcieri. La faremo alla fine perché ci aspetta un'altra combo gigante con la strega. Quello che conta però è avere il progresso. E ci clicchiamo insieme, progresso 2 di 3. Fino adesso tutto liscio come l'olio. Mentre aspetto mi guardo Outlast fatto da Gabbo. Ragazzi, ve la consiglio, è fantastica. Non fate spoiler perché tanto quando uscirà questo video già l'avrò vista tutta. Il King si è svegliato, è tornato carico pronto. Tutte le spunte verdi, non è vero, perché manca sia il castello del clan, ma a quest'ora nessuno mi donerà mai niente. E ci manca una pozioncina. 2 pozioncine, ma non è un problema. Andiamo ad attaccare, dobbiamo fare il bonus stella e voglio un 400.000. Ragazzuole miei, mi sento male, dopo pochissimo 500k e non possiamo assolutamente abbandonarli qui a se stessi. Dobbiamo prenderli tutti. Che potenza questo episodio, un fottio di risorse e direi di mandare un po' di streghette. Così abbiamo pure minatori, 2 minatori, 2 di tutto. Non è vero, abbiamo mandato un solo gigante. Infatti mi sono morte le streghette e sto facendo fail. Però 2 miniere assicurate. Di qua c'è solamente una miniera. Lesti e scaltri i goblin razziano tutto velocemente, solamente la miniera. Prendiamoci subito tutto l'oro, poi una bella kill squad devastante da una qualsiasi parte. Prendiamo queste 2 miniere qua sotto con 2 giganti, i minatori sempre in maniera chirurgica pochissimi, e qualche goblin. Direi di spaccare da questa parte qua. Sì, me la sento calda qua sotto. Andiamo ragazzi con gli ultimi giganti. Vado con il King, questa volta me lo ricordo, non come domenica. 8 streghe, quante sono? I seminatori, così tattici che non servono a niente, però li mandiamo perché fanno swag. E direi di mandare le nostre pozioni. Tantissime belle pozioni. Le streghe fanno il giro. Non siete pecca, perché fate il giro? Solo i pecca si possono permettere il giro. Ma va bene comunque, perché la regina al centro. Vorrei spaccare questa base. Distruggiamo la torre dello stregone. Giù l'arco X che è carico. E comunque mancano 130.000 risorse. Quindi sono all'interno del municipio e dei depositi. Brutta cosa questa, molto molto brutta. Occhio alle streghe che ci lasciano le penne. Le curiamo così tatticamente. E tutti gli scheletrini dovrebbero farci fuori quelle bruttissime difese. I minatori comunque, ragazzi, sono troppo OP veramente. Utilizziamo l'abilità del King e sicuramente si farà quel settore. Forse chiudiamo con un 100%, lo spero di cuore, perché la regina è ancora a piena vita con tutta l'abilità. Vai King, i 4 goblin alla riscossa li mandiamo da questa parte. Si prenderanno almeno quell'estrattore. La regina per ora sta sotto la metà della vita e ci sono ancora 2 Tesla e un arco X per fortuna scarico. Come on regina, non sarà facile perché il King è andato giù, ora sta andando giù. Non ce la faremo, le witch stanno per morire tutte perché ci sono i mortai e fanno un sacco di danno. Giù l'arco X, mancano pochissime difese. Forse la regina fa l'impossibile, distruggici la Tesla senza attivare l'abilità. La sto rischiando, non l'abbiamo attivata. È rimasta una semplice witch che morirà tra pochissimo e la regina sta morendo di brutto. Distruggici il deposito, tra poco sono costretto ad attivarla, ragazzi. Giù la torre dello stregone, giù la difesa aerea, rimane un cannone e una torre degli arcieri che fanno molto molto male. Metto una terremoto, ma non ce l'abbiamo fatta. Peccato, peccato però ragazzi, guardate che bottino, 500.000 più 70.000 di bonus.
Veramente incredibile, abbiamo scavallato di lega e non me ne ero accorto, perché sì, se ora torno indietro vedete un fottio di notifiche. Bonus stella 880.000, 880.000 e 4.400 di Elisir Nero. Progresso al massimo 3 di 3 e siamo anche passati a cristallo 1, e cioè attacco perfetto. Detto questo, è arrivato il momento di andare a fare il nostro upgrade. 5 milioni e mezzo, ragazzi, sto completamente fuso, non ce la faccio più. 5 milioni e mezzo sulla torre degli arcieri a livello 12. Quale facciamo? Quella sopra o quella sotto? Non lo so. Facciamo quella di destra, dai. 5 milioni e mezzo, ciao. Andati, polverizzati. Ultimo sondaggio, ragazzi, per quanto riguarda le difese a basso costo, perché sì, le voglio chiudere una volta per tutte. Ripropongo per l'ennesima volta torre degli arcieri contro cannone. 5 milioni contro 5 milioni e mezzo. Ragazzi, la torre degli arcieri sta 2-0 sul cannone. Non potete far vincere un'altra volta la torre degli arcieri e fare un 3-0. Che cos'è tutta questa discriminazione verso i cannoni? Che vi ha fatto di male? Poi l'ultimo, ragazzi, l'ultimo a livello 11 sta qui tutto da solo, abbandonato a se stesso. La scorsa volta per far vincere l'ultimo volano sono serviti, sono stati molto molto utili i commentini di supporto del giorno. Quello di oggi a fagiolo per il cannone è: accendiamo il cannone, ci sta alla grande, potrebbe essere fraintesa, ma l'importante è non fare del bullismo gratuito sui cannoni. Come sempre, ragazzoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Sto cotto come una zucchina, però vi ricordo il like 7000 per un prossimo episodio che sarà probabilmente domenica. Non so se un episodio War ci hanno spoilerato l'evento fulmine, che non ci interessa. Commentino qui sotto, un saluto da Crax, al prossimo video. Ciao ragazzi!